Ciao ragazze e ragazzi, un mito che mi guarda, ma non mi guarda nessuno, che donna. Pacco, ecco verde. Sì, mi è arrivato, ho preso questo pacco qualche giorno fa, c'era lo sconto del 10%, lo apriamo insieme. Avete visto che brava, sto giro non ho neanche aperto col taglierino, lo sto aprendo insieme a te, a voi. Allora, vediamo, lo metto qui. Sì, cerco di tenerlo qua. Allora, Kartoffeln, come se pudesse. Qua c'è qualche prodotto, però volevo vedere di trovare prima la bolla, così c'ho i prezzi. Eccola qua, allora risotto dentro tutto e andiamo alla pesca. Allora, questo ce l'ho già, che è un gel al glicolico, ok, non faccio disastri, un gel al 24% al glicolico dell'Alchemilla, che vi faccio vedere se si vedono gli ingredienti. Non credo che si vedano, provo a fare così. Vabbè, insomma, quel che è, che io ce l'ho già e tipo ne ho ancora mezzo tubo, se non di più, però sto provando a fare un esperimento sulla mia pellaccia del corpo, una zona specifica che non si può dire, cioè dove non batte il sole, no, dove non batte il sole è l'altra, però le chiappe, per cercare un attimo di velocizzare quello che è il ricambio cellulare, ma è un esperimento, non fatelo a casa, ok? E l'ho pagato, va bene. Alchemilla, vediamo, Alchemilla, ah, ve l'ho detto che l'ho preso, ho fatto l'ordine perché c'era lo sconto al 10%, se mi sa che ve l'ho detto, sono bambita, eccolo qua, costa 16,89 euro questo. Poi ho preso due maschere di Terra Naturi, che io avevo già provato perché quando andavo in Germania, adesso non ci vado più, è una marca che era della Müller, che è una specie di acqua e sapone in Germania, e dato che mi ero trovata bene con le loro che avevo comprato ai tempi, ho detto perché no. Ah, eccolo qua, c'è scritto, c'è il logo della Müller, e le ho prese perché mi ero veramente trovata da Dio, era la migliore maschera purificante che avevo mai provato, anche compresa quella di Delidea che trovi all'acqua e sapone, ha battuto quella che per me era la migliore. Comunque quella, le maschere costano 1 euro l'una, 99 centesimi. Fatto poi il genio che è in me, perché io quando vedo burro cacao compro, ne ho messi due per sbaglio nel carrello e ho preso questo qua ne ho presi due, che costa 1,29 euro, adesso magari vi faccio vedere se si riesce a leggere l'inci, ma proprio che si è appannato, dove, vabbè, e dato che ci sono vi faccio vedere anche l'inci di questo, della maschera. Non so se riuscite a vedere qualcosa, ma dubito che la messa a fuoco mi aiuti. Provo, ma vabbè, quello che è. E ne ho presi due, io adesso che ci sono. Che ce frega, ma che ce importa? Almeno lo snaso, perché io sugli odori sono... è neutro. Buono, è neutro. No, in bocca non è tanto neutro, sa tipo di un po' di dolcino, sì, è l'argan, però ok, è la batteria, ecco, ho messo la batteria sotto carica, cioè. E niente, comunque è per le labbra veramente secche, effettivamente si sente che è bello cremoso. Poi ho preso, perché quando ho fatto l'ordine
Stavo prendendo tutte cose, tra virgolette, abbastanza futili e niente di innovativo, nel senso che stavo comprando cose che so già che mi piacciono. E allora ho detto, no, aspetta, prima di concludere l'ordine mi piglio qualcosa che, insomma, mi dia un po' di soddisfazione, dato che c'ho sempre quelle quattro cose che uso perché mi sono abituata e anche perché è da tanto tempo che ce le ho e perché io ci metto una vita a far fuori la roba. Io vedo la gente che... Vabbè. Vedevo perlomeno, io questa cosa non l'ho mai, non sono mai riuscita a farla e mi dispiace perché sarebbe figo, soprattutto che così provi tanti prodotti. Ok, non tergiverso più. E ho preso questa maschera facciale per la notte di natura siberica, che per me è uno dei primi prodotti di natura siberica che provo. Vediamo dove ci sono. Qua c'è l'inci, ok, più o meno si vede. Spero di sì, spero di sì. E l'ho pagata 6,79 euro. Vediamo come è dentro. Questo tubicino da 75 ml. Comunque, per 6,79 euro mi sembra un buon prezzo, dato che quell'altro da 1 euro sono due bustine. In totale sono 15 ml, questo è 75, mi sembra comunque, ma anche come ingredienti, insomma. E poi soprattutto mi piace l'idea di tenere una maschera per tutta la notte. Adesso io non ho presente bene le istruzioni. Prima di coricarsi, applicare la maschera sul viso asciutto e pulito, avendo cura di evitare le zone degli occhi e delle labbra. Non è necessario sciacquare. Per ottenere risultati migliori, usare la maschera 2 volte a settimana. Usare unicamente nel modo indicato. Bello, precisi, invece certi lasciano ad interpretazione. Allora, ne ho presi due. Uno è un altro burro cacao di Terra Naturi, che è al karité e olio di mandorle, e questo è solo per le labbra secche, invece quell'altro era per le labbra super secche, ok? Lo apro tanto alla fine, aprire, lo aprirò. Oddio, questo è dolcissimo. Mi sa che donerò a mia madre e costa sempre 1,29 euro. Poi ho fatto l'ordine di questa cosa qui. La sto aspettando. Già, la volevo comprare da quando ho comprato suo fratello gemello, solo che in un'altra colorazione. E il correttore di 100% Pure, che costa 32,50 euro per un miserietto così, che è da, sarà 15, no, da 5, scusate, non ho il senso della misura, da 5 ml, solo che io ho la colorazione 2 e invece questa è la colorazione 1, e questo qua io lo userò praticamente come fondotinta. Costa, ma ce ne vuole pochissimo. Copre un botto. Copre un botto. Poi gli ingredienti sono buoni. Nel senso, è veramente un prodotto valido. Costa perché costa come un fondotinta e ne è tipo un tantissimo di meno. La mia matematica, che genio. Ma questo l'ho veramente desiderato, per un momento ho detto vaffanculo, farò la fame, ma almeno, ups, scusate, ho detto una parolaccia, però almeno mi sono tolta una soddisfazione, veramente è anni che lo voglio, e non era disponibile quando l'ho preso in colorazione 2, mi sa che c'era tipo lo sconto, super sconto, vabbè, fai che ho risparmiato 3 euro con il 10% di sconto, non lo so, oh, scusate, noto, noto, vabbè, lascio lì. Poi il mio super ne ho presi due. Amato, ragazze, dovete provare questo burro cacao. Io non mi trovo bene con quello di Anthos e Real Balm, ma più per la profumazione, ma anche è troppo morbido. Questo è il burro cacao della vita. Va benissimo, non è pesante, ti tiene le labbra belle e morbide. Se magari anche hai, so, qualche crosticino, qualche brufolino, perché c'è la crosticina, glielo passi sopra, tiene morbido, cioè è veramente top e costa una miseria. Infatti costa
2,50 euro, perché gli altri costano 1,20 euro. Ma questo, buonissimo, buonissimo. Poi, ho preso anche il tonico di Terra Naturi, sempre con la storia del clean, sì, del clean, cioè per gli spot. Per ricordo, questo qua è l'inci, a me dell'alcol non me ne frega niente, perché tanto alla fine la mia pelle è talmente stupida che mi va bene l'alcol, perché so che così mi purifica ancora di più. E dato che questa cosa la voglio dire, che tanto alla fine la sentiamo solo noi quattro gatti in fila per sempre con questi due, la storia del tonico. Purtroppo c'è la gente che non capisce, secondo me, la sua funzionalità. Dopo io parlo sempre per la mia pelle, però io, se posso dare l'opinione di una che ha una pelle un po' problematica, io il tonico lo usavo, perché non l'ho più usato, a parte che adesso ho quello di Skin First che serve appunto, c'è dentro un po' di acido, non mi ricordo che tipo di acido è. Glicolico, no. Quel che è, e io lo utilizzavo senza passarlo con il dischetto, cioè prendevo un po' di go un goccino o lo spray, quello che è, e me lo passavo su e stop. Invece la funzione del tonico è proprio fatta con il dischetto, perché non è per la fine della detersione dopo essersi struccati, è l'inizio del processo di idratazione della pelle, nutrimento della pelle, nel senso che tu con quella hai finito, ti sei asciugato, prendi il dischetto e lo usi, è come se tu, cioè è questa la sua funzione, preparasse la pelle però la purifichi ancora una volta di più, perché fai la detersione grassa, la detersione schiumogena e fai la detersione fisica. Con un dischetto che è morbido, senza che aggredisci la pelle, però ti dà anche quello che c'è dentro qui, perché potresti farlo benissimo con l'acqua, dici. Però è una cosa in più e ti aiuta anche a pulire in più quello che c'è, con quello che c'è dentro. E questa cosa qui, secondo me, come concetto, non è capito da tante persone. Per esempio, cioè, noi quattro gatti qua lo sappiamo e ci arriviamo, però io vedo gente su Instagram, dovunque, che invece lo prende che il tonico è non è preso seriamente, come se lo spruzzo per non sprecarlo, e invece è proprio la sua funzione, secondo me, non di essere sprecato, ma di essere passato col dischetto. Però io lo consiglio solo, cioè, a chi ha, perché io ho visto la differenza, proprio lo vedi lo sporco sul dischetto, cioè anche se ha fatto la doppia detersione. E quel tonico qui di Terra Naturi, costa 2,89 euro. Ho detto per 2,89 euro posso anche provarlo, anche se dici, tanto è alcol, acqua e alcol, ma sì, io devo ancora, tanto sono qua, cioè. Puoi, vediamo. Ho preso Dr. Scheller, ho preso questo siero che è sempre con un acido, però Dr. Scheller, io secondo me è veramente valido, e l'ho pagato Dr. Scheller, però nel senso è valido, fermi, perché ci sono di quei, io non riesco a spendere più di tot per un prodotto, cioè non, forse perché so che sono incostante e allora va bene, ok. E questo siero notte l'ho pagato 5,35 euro. No, scusate, qua c'è scritto in inglese, di là c'è scritto in tedesco. Faccio vedere gli ingredienti. E per il prezzo che ha, io sinceramente sono contenta di aver speso questi soldi qui. Cioè, ci sono sieri che costano molto di più, faranno anche molto di più, però a me è quello che serve. Scusate i capelli spaucci, è una costante in tutti i giorni, i capelli spaucci. Per quello che serve a me, mi va bene, perché ho bisogno veramente di sfogliare io, ma dovrei sfogliare tutto il corpo costantemente, perché
i peli incarniti, quelle cose. Oh, ma c'è anche dentro un libretto qua. C'è anche un librettino di istruzioni che non vi taglierò, se proprio leggerò. Io non sei pagata a siti. Comunque, questo qui che è da 15 ml l'ho pagato 5,35 euro, mi sembra poco, sinceramente. C'è dentro l'arancia, l'estratto di arancia dolce, la glicerina, l'acido lattico, l'alcol, il propanediol, l'olio di argan, no, l'estratto di argan, l'estratto di amaranto, c'è dentro l'acmella, non so cosa sia, un estratto di acmella oleracea, c'è il sodio lalurato, c'è un altro estratto che non so cosa sia, l'acido citrico, l'acido tantrico, l'acido gluconic, non so quale sia, c'è due gomme addensanti, poi c'è il conservante, la fragranza e gli allergeni, e dopo ci sono altri due conservanti che è il sodio benzoato e il sodio idrosside. Particolare perché appunto ha degli estratti particolari. Spero che io ne sia soddisfatta. Bon, basta, boh, Madonna signora, ho fatto lo spot del faccio i suoi campioncini. E qua c'è il mio amato, che quando li avevo comprati non gli avrei dato una lira, i miei amati prodotti, amati, questo di sicuro, di Organic Shop, cacchio veramente, per forza che ha spopolato, perché essendo anche avendo anche dei prodotti, diciamo, basici, senza troppi estratti o miseria, tanto alla fine per la detersione che cacchio me ne frega la detersione, cioè nel senso, delicato, quello che vuoi, però comunque deterge. Che scivola via. Doccia schiuma, gel doccia ringiovanente di bellezza setta superba, ragazzi, qua mica pizza e fichi, cioè lo sapevate che stavo dicendo, ok? Non vi, cioè l'inci è impossibile da vedere, soprattutto perché non mette a fuoco, ma comunque questo ha la profumazione di un prodotto di Lush che io non me lo ricordo, ma lo compravo, ma non me lo ricordo proprio, lo compravo da una vita fa, Lush, e l'ho preso solo perché, cioè, comunque è delicato, io mi ci trovo bene, e poi l'adoro che ha l'erogatore così, cioè, ragazzi, basta fare tubini che devi, cioè, questo, l'erogatore, che poi li riutilizzi questi qui. E insomma, questo di, dov'è? Organic Shop. Gel super, l'ho pagato 3 euro, 2,99 euro. Poi di Organic Shop, ho preso una maschera dei capelli. Scusate, stavo ascoltando. Una maschera dei per i capelli. Oddio, signora. Oh, sì, arrivo. Scusate, gatto chiama. Eccomi. E ho preso questa, cioè, un po' bombata, un po' mi fa un po' senso, sinceramente, tipo quando c'è la confezione del latte, della mozzarella, non è andata male. Comunque, questo Organic Shop Volume Air Mask Indian Jasmine l'ho pagata 2,79 euro, 2,80 euro. E dato che io mi trovo da Dio con l'esfoliante, quello al mango, un profumo proprio buono, buono, io lo uso per la mia face, però adesso sto pensando di utilizzare, di farmela io le maschere tipo quelle con lo zucchero, perché ho già, ho l'eritritolo e anche lo zucchero normale, così ho due gradazioni, granelli diversi, gradazioni di che, ottica. E allora ho preso questo qui al lampone biologico e sugar da provare, perché mi trovo bene con quello al mango, e però quello al mango è proprio, sarà uno dei miei, ce l'avrò probabilmente sempre, e l'ho pagato
3,59 euro. Gli scrub costano un po' di più, va bene così. Io qua ho finito e sempre per la gioia, che bello selezionarsi i campioncini, per carità di Dio, però sempre una miseria sono. Ho scelto questi tre campioncini qui di iPods e Domus. Allora, di Domus Olea Toscana, Olea Toscana, ho preso sapone antiossidante viso, corpo, capelli, delicato, lenitivo, riequilibrante. Ma cioè, di Domus Olea Toscana, cos'è che ho preso? Ah, sì, il coso per i brufoli, quello col pennellino, costava poco. Però poi alla fine non l'ho più utilizzato perché mi ci perdevo. Comunque funzionava. A me la cosa che sia antiossidante, quando leggo antiossidante, per me è subito mio. Proviamolo com'è, non so quanto costa, sinceramente. E di Antipods, che io non ho provato niente, perché comunque non è che proprio sia una marca che mi ispira, però ho visto che erano delle cose un po' particolari. Ho preso questo Avocado Pear Night Cream con avocado, oil, vinazza, grape e olio di manuka, giusto? Perché l'ho letto di sfuggita. Questo campioncino da provare, dietro c'è anche scritto un po' come utilizzarlo e vedremo. Tanto voi non vedrete una mazza di quello che c'è scritto. E dopo ho preso questo Kiwi Seed Oil Eye Cream, e comunque per essere una crema per il contorno occhi da 3 ml, io ci faccio, non me lo ricordo mai di mettermela, cioè sono una pessima. E niente, allora prima il totale del, non c'è più niente, c'era l'altro burro cacao, totale ho speso, bam, 83,24 euro scontato, e ho risparmiato 8,65 euro, praticamente è come se mi fosse arrivato a casa niente, cioè ho risparmiato, cioè non c'è un prodotto che costa più o meno così, ho risparmiato 8,65 euro. È come se metti la maschera di natura siberica e non so, il burro cacao e un burro cacao e le maschere mi fossero state regalate, una roba del genere. Comunque ho risparmiato 8,65 euro. E nada, perché la gente non mi manda i prodotti anche a me gratis? Ecco, verde, sono qui, dai, ti prego, manda tutto quello che hai nel magazzino, così posso provare tutto. Concludendo questo video, che come al solito è professionale, e io faccio solito, faccio un appello così, però mi sa che l'ho già fatto in qualche video, in un video, ma che sono sbattuta. Comunque, invece di fare le maxi size, fate ste mini taglie, sì, l'ho detto, fate le mini taglie, che la gente ci spenda anche 1 euro invece che spendere, cioè. Sì, che si prova, spero. Desmodromico, cosa fai con la borsa? Si parte anche Alexa, siamo a posto. Sì, ragazze, spero di avervi fatto compagnia, un po' di distrazione dalla vita e da magari dei problemi che si affrontano, e noi siamo delle grandi. Sì, noi siamo qui, poi spendiamo soldi anche se non ne abbiamo, andiamo sempre avanti. Ciao. Ho dimenticato 2 prodotti. E qua abbiamo un bel bambino peloso. Ciao Gino. Cosa? Ti piace fare video, vero? Mi piace molto bini, mi piace molto bini. Mi piace stare in braccio, mi piacciono i bacini, mi piacciono le coccole tantissimo. Lo so. Ma fatti vedere quanto sei bello, sei bellissimo. Sì, lo sappiamo tutti che sei bellissimo, non devi farti vedere, ok? Ho dimenticato 2 prodotti. Terra Naturi. Una cold cream per l'inverno. Che, eccole qua. Che
che io vuoi non vuoi. Sono sempre alla ricerca di cose belle strong, gadolle, belle nutrienti che ti ungono, no? Spero che non mi ungano, però una cold cream non, altro non potrebbe fare. E l'ho pagata 2,30 euro, no, l'ho pagata 3,29 euro e ho preso questo siero, dicono milk, ma non c'è dentro il latte, ok? A proposito, cioè, allora, prima di tutto mi sta sul coglione il packaging, scusate, lo dico proprio come è. Il packaging di carta io non lo sopporto, non lo sopporto, però almeno qua, scusate, faccio vedere così, c'è sta linguetta che tu fai così e si apre senza che devi star lì a scarnificarti le cuticole, ecco. E questo, classico packaging da Germania e da prodotto cheap, nel senso di che non c'è dietro uno studio, che a me va benissimo, l'importante è che sia pratico. C'è scritto anche in italiano: applicare mattina e sera su viso, collo e décolleté dopo la tercera, massaggiare delicatamente, evitare la zona del contorno occhi. Addirittura, cosa c'è dentro? Forse per c'è l'alcol alto, boh, non lo so. Questo non lo apro, cioè lo aprirò, sì, lo apro tanto alla fine, la curiosità. Profumo delicato. Vediamo com'è. Pensavo fosse più densa. Vediamo. Scusate. È spalmabile. Cioè, pensavo che fosse tipo dura come il sasso, invece è veramente molto spalmabile. Sentiamo com'è. Un profumo proprio da DM, mi viene in mente il DM le prime volte che andavo. E sì, lascia un po' la pelle lucida, eh? Cioè, nel senso, l'untino c'è sopra. Fammi vedere se sento l'acqua. Sento l'acqua, dunque vuol dire che non è cold cream. Ma sembra che faccia uno strato protettivo. Cioè, guardate la differenza. Scusate, faccio così. Insomma, per vedere che una mano è lucida, no, infatti qua c'è la crema. Ok, e questo qua, il siero, che qua ci sono gli ingredienti. Ecco, tanto non li vedrete, sempre con la linguetta, adesso ve la faccio vedere proprio che la apro. Ok. E il siero. Carina il packaging. E il siero l'ho pagato col cream, no, il siero l'ho pagato 3,99 euro, 4 euro questo. Invece l'altro siero, io ho preso un altro siero, ho solo questo. Ah no, questo di Dr. Scheller era 6 euro qualcosa, giusto? GG, applicare mattina sera, coltello per tossire, massaggiare delicatamente. Però, quale inizierò prima? Io vorrei usarli tutti, tutti nello stesso tempo, ma dopo alla fine non uso niente. Disgrazia, disgrazia. Sì, sono qui, sono presente io, disgrazia, disgrazia. Però, alla fine cosa ho preso? Cioè, per tirare le somme un attimo insieme, perché io dopo mi ci perdo. Allora, ho preso sti due sieri, ho preso una cold cream, ho preso una maschera notturna, il gel al glicolico alta percentuale, il tonico, ok. Poi ho preso vari burro cacao, perché io chiamo burro cacao, mi prendono in giro, non mi interessa. E invece di detersione ho preso queste cose qui. Questo. Di detersione ho preso questo. E ho preso queste maschere qui per il viso. Poi campioncini. Ah, e il correttore. E il correttore. Non vedo l'ora di provarlo, è troppo figo.
Però non ho preso nessuna crema viso. Però sto finendo quella che ho. Qua mi sta venendo l'herpes. E un po' mi dispiace perché comunque sto usando ancora la crema di Skin First per le imperfezioni. E un po' mi dispiace perché effettivamente io ho fatto la ricerca su Ecoverde di una crema per la mia pellaccia anti-spot, diciamo. Non ho trovato niente di interessante per. Se voi che avete la pelle come me, che, cioè, che è sottile, delicata, non è sensibile fino a un certo punto, nel senso che dopo altrimenti diventa troppo. E che sotto pelle avete imperfezioni, ne ho un casino, soprattutto quando non mi curo bene la pelle tutti i giorni, mattina e sera. Ditemi voi che crema mi potete consigliare per. Diciamo nuova da provare. Comunque era col cream, cioè fa ancora lucidino, ma è abbastanza assorbita, nel senso che non lascia l'unto, cioè è unta sopra perché altrimenti sarebbe una crema normale. Dopo 1 miliardo di ore di video, vi saluto con la mia maglietta dell'MMA. Yes, non vedo l'ora di tornare in palestra. Non faccio MMA, magari facessi MMA. Eccolo, vi salutiamo perché è arrivato anche un gatto peluso. Sono io, sono il gatto ciccione. Eh sì, sono il gatto ciccione, troppo bello. Ma chi sono io? Ok, non è convinto. Ti lascio andare. Opa. Ok, ragazze, sempre in gamba, siamo forti, eh? È certo che siamo forti.